Salve a tutti da Automotor Farge. Oggi abbiamo fatto qualche chilometro dalla nostra Imola, siamo arrivati qui a Ravenna in un garage molto speciale, quello dell'amico Roberto Farnetti. Buongiorno. Buongiorno. Sì, perché Roberto Farnetti, oltre che essere stato un ottimo pilota di Formula negli anni 70, è anche un grande collezionista di auto da corsa storiche, e in particolare c'è una qui alla nostra sinistra che ha una bellissima storia e soprattutto è stata guidata da un bellissimo personaggio di cui dopo vi racconterò. Comunque, Roberto, che macchina è quella alla nostra sinistra? È una March 732, cioè una Formula 2 del 73, che è appartenuta ai fratelli Vittorio e Tino Brambilla. E in particolare, adesso due parole su questa macchina. È una vettura, come dicevamo, della March, poi magari parleremo anche della storia di questa casa inglese. È una Formula 2, che motore monta? Monta un motore BMW preparato da Schnitzer. Ed è originale in ogni sua parte questa vettura? È originalissima, con tutte le modifiche che i fratelli Brambilla hanno apportato a questa macchina per correre, insomma. E dopo alcuni passaggi di proprietà è finita qui in questo garage ravennate. In particolare parlavamo dei fratelli Brambilla, perché Tino e Vittorio Brambilla erano due meccanici monzesi, quindi nati a due passi dall'autodromo, che arrivati ormai alla soglia dei 40 anni, dopo una splendida carriera nelle moto per entrambi ed una splendida carriera in Formula 2 anche per Tino, che arrivò addirittura a rischiare la Formula 1 con la Ferrari, giusto? Sì, ha anche fatto le prove di un Gran Premio di Monza e poi deciso di non partecipare perché la macchina, non so, ebbe dei problemi e allora ammucchiarono la situazione, però le prove le fece. E dopo le vittorie con la Dino di Formula 2 nella temporata argentina del 68. Esatto, in Tasmania, esatto, i Gran Premi in Tasmania del Formula 2 col Dino 246. E dicevamo, aveva un fratello più piccolo, Tino, che si chiamava Vittorio, e Vittorio Brambilla fu dei due piloti forse quello che fece una carriera che lo rese più famoso anche al grande pubblico in quegli anni 70, in cui la Formula 1 si stava trasformando da una dimensione artigianale ad una dimensione più professionale, e prima di arrivare in Formula 1 si passava dalla Formula 2. Sì, ma anche dalla Formula 3, perché Vittorio nel 1972 vinse il campionato di Formula 3. Tra l'altro credo fu, se non l'unico, a usare tre macchine nello stesso anno e nello stesso campionato, cioè vinse il campionato italiano di Formula 3 con tre modelli di macchine diverse. Quindi in quel caso diciamo che vinceva il pilota e non la macchina. Sì, sì, comunque sicuramente sì. Ecco, questa, dicevamo, è una March 732 del 1973 e fu anche l'anno dell'esordio in Formula 2 per Vittorio Brambilla, che si fece subito valere. Sì, si fece subito valere perché dunque i fratelli comperarono dalla March, che in quel momento era rappresentata da Trivellato, cioè il Trivellato era l'importatore, comprarono due di queste 732, di cui una con motore BMW Roche, diciamo ufficiale, e l'altra col motore preparato da Schnitzer, che l'unica caratteristica che aveva lo Schnitzer era di avere una coppia più alta e veniva usato nei circuiti più veloci, negli autodromi più veloci. E nonostante non fosse più giovanissimo, il nostro amico Vittorio Brambilla in quell'anno, come dicevo, riuscì a farsi valere, vinse alcune gare, giusto? Vinse due gare ad Albi, al Salzburg, e fece parecchi podi. Oltre a vincere due gare, arrivò 4 o 5 volte secondo, terzo, insomma, fece che a livello di punteggio sarebbe dovuto arrivare secondo nel campionato dietro a Jarier. Invece col gioco degli scarti lo classificarono solo quarto, comunque era veramente molto molto valido. E come ha già nominato il nostro amico Roberto, quell'anno il campionato lo vinse il francese Jarier, che l'anno dopo fece il grande salto in Formula 1. Ma attenzione, perché anche Vittorio Brambilla, viste le belle prestazioni, nonostante non fosse più giovanissimo, riuscì anche lui a fare il grande salto, sempre nel Team March, sempre con una vettura con questa colorazione arancione del suo sponsor. E che cosa è successo in Formula 1 lo scopriremo nel prossimo video, sempre in compagnia dell'amico Farnetti. Sì. Noi vi salutiamo e quindi appuntamento alla seconda puntata con la storia della March e di Vittorio Brambilla.